Sconfitto oggi degli Atleti di Strasburgo contro il Deportivo Aperitivo, però voi ce l'avete messa tutta, ma alla fine sì, non è arrivato a un buon risultato. Stanchi, morti, con la febbre, però ci abbiamo provato a vincere la partita, però naturalmente Borruso non ha giocato, però si è sentita la mancanza, però tra ci provava, ogni tanto entrava, ogni tanto usciva. E appunto una cosa, non per fare polemica, però avevamo Piero che stava male in campo, avevamo due o tre giocatori che non erano al meglio, avevamo chiesto un portiere addirittura degli Ardos come articolo 11. Non si è capito che cosa poteva cambiare, tra l'altro con un portiere in campo, però vabbè, sono decisioni che si prendono. Abbiamo giocato, abbiamo perso, cioè, ci poteva stare perdere contro i Deportivi. Credo che questa sia la seconda sconfitta consecutiva. Sì, vabbè, Naif è Deportivo Aperitivo, non è stato un calendario, però dobbiamo rifare la partita, abbiamo giocato benissimo. Dalla prossima dobbiamo ricominciare a giocare. Dream Team. Dobbiamo giocare. Non abbiamo giocato male in nessuna partita, tanto che naturalmente alcune squadre sono più forti di noi e ci può stare a perdere. Sì. La classifica si fa un po' preoccupante, rimanete in zona playoff. Siamo tutti là, quindi. Vediamo. Classifica corta, allora diciamo. Sì. I Sbalanti se l'abbiamo battuti, gli Ardo se l'abbiamo battuti, quindi adesso dobbiamo vedercela con le altre squadre. Giustamente, vediamo. Giusto. Migliore in campo, qualcuno a salvare? Per finire. Tutti quanti bravi. Ci abbiamo provato. Niente, è andata così. Ok, dai ragazzi, vi lascio andare a casa, ok? Ciao ragazzi, ciao. Deportivo Aperitivo, bella vittoria oggi. Finalmente si torna a vincere, avete anche sofferto oggi con te. È una partita di wrestling questa, partita di wrestling. Sì, è vero, c'è stato qualcosa del genere. Qualche contatto fisico, diciamo, da non vedere, però alla fine avete vinto. Qui c'è Michele che ci fa della maglietta col tanto di sponsor. Con la via sbagliata. Michele è una buffonata intervista. Anzi, no, aspetta, ma è qua. Comunque, bacia pure la maglietta. Per fare uno scuro. Manco fosse quella di Ronaldinho, comunque. Ho segnato! Segna Gaglio, non conviene in chiappi Gaglio in difesa, però segna, no? Prima ci fa segnare! Paradossalmente le cose che abbiamo subito è quando ero fuori, quindi. Vabbè, in ogni caso ci ha fatto. Ci ha fatto perdere le tre partite, quindi si è fatto. Stavate dicendo soffrendo un po' con gli Atletico Strasburgo, poi appena avete saputo che i Locker perdevano 2-0, vi siete fatti. Io non lo sapevo. Nessuno lo sapeva. Qualcuno lo sapeva, però. Io non lo sapevo. Gaglio lo sapevo. Non l'ho detto a nessuno. Era un po' scandalizzato. Però dopo che Gaglio l'ha saputo, ha scosso la squadra. Hai visto? È stato lui che pensa telepaticamente. Ci hanno anche raggiunto i Locker. Come? Ci hanno pure raggiunto i Locker. Pure. Quindi, una vittoria amara allora. Seconda a pari punti, però. Sì, perché ogni volta non riusciamo a fare di play. Ma aspettando ancora l'Enesco a vincere uno scartino. I finici non neanche a subire gol. Beh, ancora bisogna aspettare lo scontro diretto per vedere. Diciamo, a gennaio, ancora c'è un bordato. Ancora non riusciamo piano, a piano, piano. Ora, pian piano ci arriviamo. La prossima è brutta invece. Prossimo turno avete Yardos. Brutta gatta la palare. Pareggino tra Naif e Yardos non ci serve. Come? Pareggino tra Naif e Ardos ora. Vabbè, ma i Naif lasciatelo, sono male. Partiamo noi. Migliore in campo chi è stato? Di Fede. Micheli? Di Fede veramente. La della doppia. No, l'unica volta vera in 7 partite Di Fede veramente. Comunque si parlò scontro diretto all'ultima giornata, ma l'ultima giornata ci sarà anche per Ricone. No, ma che è per Ricone? Ormai è fuori squadra praticamente. Questo è l'amico. No, non lo conosco per Ricone, ragazzi. No, bravo. Di Fede non conosce per Ricone, beh. Stranamente. Non riesce a giocare con per Ricone. Ok, va bene, dai ragazzi, godetevi questa vittoria, ci vediamo venerdì. Ciao! Alla prossima, ciao.